Un desiderio di pace, ma anche un cuore indurito dalla diffidenza verso l'altro ed una mentalità che genera la cultura dello scarto. Sono i concetti chiave indicati da Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuto per gli auguri di inizio anno. Il pontefice parla dei mali del mondo, ricorda i bambini trucidati in Pakistan, le violenze in Ucraina e Medio Oriente, ma anche la tragica strage avvenuta a Parigi. Eventi che nascono da un cuore corrotto, incapace di vedere e operare il bene, di perseguire la pace. Il fondamentalismo religioso, infatti, prima ancora di scartare gli esseri umani perpetrando orrendi massacri, rifiuta Dio stesso, relegandolo ad un mero pretesto ideologico. Di fronte a tale ingiusta aggressione che colpisce anche i cristiani e altri gruppi etnici e religiosi della regione, i Yazidi, per esempio, occorre una risposta unanime che, nel quadro del diritto internazionale, ferma il dilagare delle violenze, ristabilisca la concordia e risani le profonde ferite che il succedersi dei conflitti ha provocato. Un impegno da approfondire soprattutto in Africa, in particolare in Nigeria, in Repubblica Centrafricana e in Sud Sudan, dove le guerre portano ad un altro orrendo crimine, afferma il Papa, lo stupro, gravissima offesa alla dignità della donna. Tutti i conflitti bellici rivelano il volto più emblematico della cultura dello scarto, a causa delle vite che deliberatamente vengono calpestate da parte di chi detiene la forza. Vi sono però forme più sottili e sudole di rifiuto che ugualmente alimentano tale cultura. Penso anzitutto al modo con cui vengono spesso trattati i malati, isolati ed emarginati come i lebbrosi di cui parla il Vangelo. Immancabile riferimento al virus Ebola, ma anche alla drammatica condizione dei profughi e dei rifugiati, ai migranti soli e ai minori non accompagnati. Ci sono anche, prosegue Francesco, gli esiliati nascosti in case nelle famiglie. Sono gli anziani, i disabili, ma anche i giovani. Non bisogna però cedere al pessimismo, insiste il Papa, ma lavorare per una cultura dell'incontro. Un esempio a me molto caro di come il dialogo possa davvero edificare e costruire ponti viene dalla recente decisione degli Stati Uniti d'America e di Cuba di porre fine ad un silenzio reciproco durato oltre mezzo secolo e di riavvicinarsi per il bene dei rispettivi cittadini. Papa Francesco chiude l'udienza come l'aveva aperta, invocando la pace che prima ancora che dalla fine di ogni guerra ferma, sgorga dalla conversione del cuore.